Salve, sono Annabella Di Finizio, coordinatrice di un progetto Erasmus per il CPA Napoli Città 2 e siamo stati scelti, siamo vincitori di un Grant Key Action One e Erasmus rappresenta per tutti un'occasione unica, assolutamente, spero, ripetibile per crescere e per proiettare il vostro istituto in una dimensione europea. Vedrete che proprio la visione dei vostri insegnanti, dei vostri docenti cambierà radicalmente, perché torneranno rinnovati, entusiasti, avranno nuove energie da investire anche a livello degli studenti, esattamente appunto in classe. Si tratta di una dimensione europea che quindi spinge a thinking global and acting local. Perché? Perché appunto questa esperienza è talmente coinvolgente, avete l'opportunità di osservare nuove pratiche, di scambiare pratiche, osservare nuove metodologie, importare nuove metodologie e quindi è un impatto forte che ha sia sul docente che sui discenti. D'altro canto consiglio le mobilità soprattutto ai CPA, perché il personale del CPA si conosce poco, tutti i docenti sono dislocati in vari sedi, spesso e volentieri si incontrano 3-4 volte l'anno. Un'esperienza di mobilità consente invece di abbreviare i tempi di conoscenza e soprattutto i tempi di team building, non soltanto quindi per la progettazione, ma soprattutto l'esperienza di globalità in totale, complessivamente appunto abbrevia questi tempi. Compatta un gruppo che comincia quindi a lavorare diversamente, assolutamente come un team. In particolare direi che il progetto rafforza e fa migliorare anche le competenze gestionali, perché si tratta di gestire rapporti molto delicati sia con i docenti coinvolti nelle mobilità sia con i docenti non coinvolti nelle mobilità, ma soprattutto consente al coordinatore di gestire con estremo tatto, quindi facendo ricorso a competenze relazionali e comunicative, i rapporti con i partner, che sono comunque partner di istituzioni estere che hanno appunto esperienze culturali, un background culturale completamente diverso dal nostro e quindi inevitabilmente determinare un'esperienza del genere modifica proprio la visione dei rapporti con le altre scuole. Si tratta comunque di scuole sempre molto aperte allo scambio, quindi assolutamente favorevole, ma consiglio a tutti coloro che decidono di partecipare a un progetto Erasmus di prevedere un'esperienza di job shadowing, perché il job shadowing è un'esperienza assolutamente di full immersion che consente in pochissimo tempo di fare un brainstorming, ritornerete appunto pieni di stimoli, pieni di energie, con una visione assolutamente nuova, soprattutto di entusiasmo, avrete l'opportunità di fare uno scambio di esperienze e il desiderio appunto di risolvere quelle che magari per voi sono problematiche, criticità che avete da tempo, potrete appunto cogliere spunti immediatamente in pochissimi giorni. E la piattaforma EPALE per la gestione del progetto è assolutamente fondamentale in ogni step, a partire dalla progettazione, perché è una piattaforma assolutamente inspirational, cioè vi consente anche solo da osservatore di leggere le esperienze attraverso i blog, attraverso le news, di vedere gli altri progetti degli altri paesi, di trarre ispirazione e di adattare quindi tali progetti alle vostre esigenze specifiche. In un secondo momento, nella fase proprio di gestione del progetto, vi agevola nella ricerca dei partner. Quando io ho scritto il progetto non esisteva il cerca partner, adesso in piattaforma c'è un tool specifico che vi consente in pochi minuti, in pochi click, di trovare il partner giusto del paese che state cercando. Vedrete innanzitutto che anche la rete degli ambasciatori è assolutamente importante per le fasi di disseminazione.
disseminazione. Potrete disseminare attraverso la piattaforma creando blog, creando news, creando eventi, ma potete soprattutto coinvolgere gli ambasciatori delle altre regioni e creare eventi nazionali e internazionali. È successo a me, appunto, nella fase di disseminazione del progetto, sono riuscita a coinvolgere ambasciatori della Sicilia e della Puglia e quindi ad ampliare la diffusione dei risultati, così come abbiamo fatto un altro progetto internazionale, un altro evento internazionale con gli ambasciatori dell'Umbria, in cui abbiamo appunto diffuso i risultati non soltanto a livello regionale ma anche a livello internazionale. Erasmus rappresenta poi per le scuole coinvolte una possibilità di attrarre nuove opportunità. Ci hanno contattato per esempio dalla Lituania offrendoci dei fondi per far venire i loro docenti presso di noi, appunto per l'esperienza di job shadowing, cosa che non sarebbe accaduta se non fossimo stati coinvolti in un progetto Erasmus. Così come la Banca d'Italia ci ha contattato in particolare gli ambasciatori del territorio della Campania per promuovere le loro iniziative finanziarie, e l'ha fatto appunto perché cercando in internet ha cercato gli ambasciatori della Campania e ci ha contattato. Un'opportunità che non sarebbe avvenuta se non con questa modalità. Quindi consiglio a tutti coloro che sono interessati, visto che c'è la nuova call, di tentare, anche se non riuscite la prima volta, avrete un feedback su cui lavorare, sicuramente sarà a lungo termine un'esperienza di crescita professionale e assolutamente proficua per tutti.